Gigi era richiesto un riscatto immediato, innanzitutto dal punto di vista della prestazione, è arrivato anche il massimo risultato contro la capolista, può dirsi superato il periodo buio. Sì, serviva una grande prova, ma credo che sia stata fatta anche una grandissima partita 3 giorni prima con la Scafatese, solo che il risultato non ci ha premiati. Invece domenica c'è stata un'altra grandissima prova di gruppo, con un ottimo risultato. Dai social è arrivata qualche critica, se così possiamo definirla, per l'atteggiamento della ripresa, però non dimentichiamoci che di fronte c'era un Ercolanese che era ovviamente in svantaggio e doveva reagire e veniva da 5 vittorie consecutive, quindi era anche da attendersi una reazione dell'avversario. Sì, ma io credo, beh, le critiche fanno parte del gioco, ma se non ho visto un'altra partita, io penso che l'Ercolanese sì, il secondo tempo è uscita fuori, ma facendo solamente mezzo tiro in porta, poi non ricordo altre parate di Palladino, ha avuto magari più possesso palla, ma affrontavamo una squadra importante che fino a quel momento non aveva mai perso, quindi non penso che ci abbia messo in difficoltà. L'abbraccio corale sul gol che ha portato la vittoria dà anche un ulteriore segnale, quello che questo gruppo si sta cementando ulteriormente ed è anche questo un aspetto fondamentale per poter perseguire un certo obiettivo. Sì, ma il gruppo è stato sempre unito dal primo giorno, sia quando le cose, diciamo, andavano bene che quando è capitato qualche risultato negativo. Il gruppo è la forza di questa squadra e lo sarà fino alla fine.